Allora, questa sera presentiamo il libro di Barbara Prignolato, accanto a me, accanto a me il libro si chiama stranamente L'altra accanto. E sto accanto. Esatto, sì. Sono accanto a me. E si tratta di un romanzo a tre voci, in quanto le vite dei tre protagonisti si intrecciano nel tempo e anche nello spazio, in un gioco di emozioni che sono sia positive che sfortunatamente, come si aggiunge nella vita, anche negative, e di eventi che ne condizionano talvolta la serenità e a volte la vita stessa. Allora, i tre personaggi sono due uomini, un conduttore di un programma radiofonico che si chiama Rolando. No, Rolando è il nome di un ex compagno di mio figlio. Ah, ecco. Non volevo un nome che si identificasse con un uomo che noi tutti abbiamo avuto, magari una fidanzata, un Luca, un Marco, un Matteo. Certo. Allora, tocchiamo un Rolando che è abbastanza neutro. Esatto. Va bene. Il poeta, che tu poi mangia parole, fa perfetto, che si chiama Mair o Mair? Lorenzo Mair. Mair, gli accenti sono importanti. E ovviamente una donna, Anna, la cui vita si intreccerà con quella degli altri due, in quanto la morte di Mai, di cui è innamorata, la segnerà per sempre, mentre l'amore di Rolando per lei non riuscirà a farle ritrovare la gioia di vivere. E devo leggere questo pezzo che mi ha veramente commosso. Me l'ha commossa la voce alta, lo diciamo, perché non si sente, no, visto posso, che... No, adesso l'avrei detto iniziando a leggere. La mia costruzione dei giorni con Anna non ha portato le nostre vite a un viaggio in avanti, anzi, ha mantenuto uno stato immobile nel quale ci siamo solo guardati a vicenda, sfuggendoci. I nostri cuori, invece di trovare un alleato nell'altro, si sono fatti pietre. Le pareti delle stanze che abbiamo abitato insieme si sono trasformate in luogo da cui fuggire. Non abbiamo portato niente, non siamo diventati stato nascente di un mondo nuovo. Ecco, quanto è importante il caso fortuito delle vicende umane? Tanto non è proprio fortuito questo incontro, perché Anna in un momento di grande difficoltà, in questo momento di... Lei ha un incidente e si trova in mezzo al nulla, di notte, da sola. E non chiama, la polizia, non chiama l'ambulanza, chiama il radio. Questo è già un evento curioso, di solito non è che succede. Ma lo fa perché lei era abituata ad ascoltare questo programma radiofonico. Ha un incidente in un momento particolare della sua vita e quindi cerca... in qualche modo inconsapevolmente di trovare un'alleanza che è la stessa alleanza, visto che io vengo dalla radio, quindi ho fatto radio e so benissimo cosa accade quando tu fai un programma in radio. Accade che le persone al di là si identificano con te e sono tue amiche, anche se tu non le conosci. Sì, un feeling. Sì, ti raccontano, ti chiamano, ti raccontano le loro cose. E quindi in qualche modo lei aveva questo rapporto suo personale con Rolando che non conosceva. Quindi è fortuito quello che accadrà dopo, perché Rolando, che è un uomo che decide da sempre di non incontrare le persone, lui ha un programma notturno dove le varie persone lo chiamano, scrivono i loro problemi, i loro pensieri. Quindi Rolando è un uomo che decide da sempre di stare fuori dalle storie che incontra. Per non farsi coinvolgere troppo. Ovviamente. Per non farsi coinvolgere, ovviamente, per non andare, sennò sarebbe una vita di persone, tutte le persone. Però capisce che questa donna ha un irrisolto. Lui avverte qualcosa e questo qualcosa lo colpisce. Ed è proprio questo che permetterà poi a lui di andare a cercare. Cioè, quindi andandola a cercare nascerà quello che poi nasce. Infatti, quindi le coincidenze però per rispondere sono estremamente importanti. Io credo che la vita sia costellata di coincidenze. A volte noi non le notiamo perché siamo sopraffatti dalla nostra vita, quindi siamo presi dal nostro quotidiano. E invece le coincidenze ci portano alle persone che sono legate alla nostra vita. Infatti quelle che di solito non ci appartengono, poi le perdiamo, ma quelle che ci restano anche a distanza di anni o che ritroviamo e magari perdiamo per un periodo sono poi effettivamente quelle che in qualche modo
influencer, tutto qua, tutto questo percorso.